Da piccolo mio papà mi faceva vedere spesso un film, Il segreto del bosco vecchio di Ermanno Olmi, un film che a me un po' inquietava, ma allo stesso tempo affascinava. Avete presente quelle cose che da piccoli vi spaventavano, ma allo stesso punto erano come delle calamite, cioè vi affascinavano appunto, erano fascinose, quindi riuscivano ad ammaliarvi e a catturarvi. Uno dei protagonisti di cui io più ricordo, ecco, dal film, è sicuramente il Vento Matteo. Mio papà me lo diceva, tra l'altro, sottovoce, sta arrivando il Vento Matteo. E ancora oggi, quando magari cammino per i boschi, appunto per le montagne o sono al mare e sento che arriva il vento, quasi dentro di me parte istintivamente, istantaneamente, il vento Matteo, no? Cioè mi dico che è il vento Matteo, pur sapendo che non è così. Però ecco, questo è sì, no, il segno di che alcune cose che noi viviamo nell'infanzia poi vanno a depositarsi, a sedimentarsi in noi, nel cuore, nell'anima, nella mente. Ecco, non sapevo allora che il film era stato tratto da un libro di cui appunto parliamo tra poco. Piacere pure un essere tuo e mi pare di capire che sono delle letture. Oggi sempre più spesso ci si lamenta per sopravvivere, di serie B o Ciao a tutti e bentornati su Non di Solo Pane. Oggi, come avrete intuito, non parliamo del film di Ermanno Olmi, ma parliamo del libro di Dino Buzzati, Il segreto del bosco vecchio. Il libro è stato scritto nel 1935, quindi ha all'incirca 80 anni. Ma anche oggi, il lettore di oggi ha sicuramente qualcosa da dire, non solo perché ormai è diventato un classico come libro, ma perché tratta della sacralità della natura. E proprio oggi noi ci troviamo di fronte alla dissacrazione della natura, il cambiamento climatico, diciamo, i grandi disastri ecologici e via dicendo. La storia racconta la vicenda appunto di Sebastiano Procolo e del nipote Benvenuto Procolo, che però è più piccolo e di cui lui è appunto tutore, che ereditano entrambi dal Morro, un loro parente, uno zio, il bosco vecchio. Solo che Benvenuto riceve in eredità la parte più grande del bosco, mentre a Sebastiano è data quella minore. Questo non va molto a Sebastiano Procolo, anzi non va per niente, lui è un militare, un colonnello dell'esercito di una freddezza agghiacciante, appunto, veramente micidiale, è freddo, non sembra che non faccia mai un sorriso, risponde sempre a tono a tutti quelli che gli si rivolgono e soprattutto non ha paura di niente, sembra quasi che non abbia un'anima quest'uomo, che non abbia alcun sentimento di amore, di pietà nei confronti non solo degli uomini ma anche delle altre creature, compreso il bosco. La comunità montana in cui si trova questo bosco riconosce la sacralità del bosco vecchio e invita infatti il Procolo a lasciare intatto, lasciare così com'è il bosco. Ma il colonnello non passa neppure per la testa di lasciare intatto quel bosco, lui vuole sfruttarlo al massimo e farlo rendere al massimo. Anzi, non contento della parte che ha avuto in eredità, studia un modo per far soccombere il nipotino, ecco perché ancora molto, molto giovane, in modo da ereditarne anche l'altra parte. Vivendo a contatto con il bosco, con gli animali, con le presenze anche che vi si trovano, qualcosa inizia a cambiare in Sebastiano. Ma a cambiarlo non è tanto la vita del bosco, la vita di queste creature, interessante poi il suo incontro con il Vento Matteo che diventa praticamente lo scagnozzo del colonnello. Non sarà tanto, ecco, il bosco a cambiarlo, ma il nipote, ecco. Una volta che lui sentirà dal vento Matteo che il nipote ha difeso di fronte agli altri amici lo zio, cioè il colonnello, dicendo che è stato un eroe praticamente di guerra, qualcosa, una piccola breccia si apre nel cuore, nell'anima di questo colonnello, quello che era stato sempre così freddo, e inizia a provare un po' di bene, se non possiamo parlare proprio di un po' di amore nei confronti del nipote, almeno di un po' di bene nei confronti di questo bambino. I bambini, tra l'altro, che i ragazzi, questi giovanissimi del luogo, sono ancora gli unici che riescono a intendere, a capire i segreti appunto del bosco, le voci del bosco, del vento Matteo, degli alberi, dei geni. E lo dice in una parte il Bernardi è uno dei geni del libro. Quando si rivolge a Benvenuto Procolo e gli dice proprio così: ma anche tu un bel giorno non ti farai più vedere, e anche se tornerai non sarà più la stessa cosa. Domani comincerà per te una nuova vita, ma non capirai più molte cose. Non li capirai più quando parlano gli alberi, negli uccelli, nei fiumi, nei venti.
E al colonnello dice, sempre il Bernardi, a una certa età tutti voi, uomini, cambiate. Non rimane più niente di quello che eravate da piccoli. Il bosco quindi è lo spazio anche dell'infanzia, ricorda l'infanzia, cioè un momento della propria vita in cui si aveva una visione completamente diversa del mondo, una visione carica di mistero ma anche carica di luce. Il fatto di aver pensato di far fuori benvenuto il nipote porta gli abitanti del bosco a condannare solo il pensiero del colonnello Procolo. Successivamente anche la sua ombra, l'ombra di Procolo, lo abbandonerà, gli dice che è arrivato al limite, cioè che non si sarebbe mai aspettato da lui una decisione simile e quindi lo lascia, lo abbandona. L'ombra in quel caso rappresenta la coscienza, l'anima forse del colonnello, che decide proprio di staccarsi da lui, tanto il suo pensiero è stato malvagio. L'ombra però tornerà, e tornerà nel momento in cui il cuore del colonnello Procolo inizierà a scaldarsi di fronte al stato febbrile del giovane nipote benvenuto che sta quasi per morire. In quel momento allora Procolo si rivolge ai geni del bosco chiedendo loro aiuto, perché sa che possono salvare il nipote da una morte quasi certa. I geni dicono che ce la possono fare, che è nelle loro capacità, ma che devono però annullare il patto precedente preso con il colonnello, che consisteva nel preservare sì il bosco intatto, ma loro in cambio dovevano dare ogni giorno al colonnello una quantità consistente di legname che loro raccoglievano nel bosco. Il colonnello a quel punto capisce che non è più importante che c'è qualcosa di più importante della sua avidità, della sua sete, diciamo, di guadagno di denaro, che è appunto la vita del nipote benvenuto. Annulla così il patto e i geni riescono a salvare il nipote. Verso la fine del libro, quando il vento Matteo, per uno scherzo di inizio d'anno, diciamo, dice a Procolo che benvenuto è morto sotto una slavina di neve, ecco, pensa di fargli un piacere dicendo questo, perché l'intento principale del colonnello era quello di far fuori il nipote. In realtà innesta la reazione contraria nel colonnello, che corre nel punto in cui c'è stata la slavina in cerca del nipote disperso, ma a quel punto capisce che da Matteo, che appunto si era trattato di uno scherzo, che voleva fargli solo iniziare l'anno bene dicendo che il nipote era morto, e invece a morire appunto sarà proprio il colonnello. Ma la sua sarà a questo punto una morte di redenzione, nel senso che una vita passata, diciamo, in grave stile militare, imponendosi anche nell'anima questo stile di freddezza e di ordine, ecco, si lascerà andare a questa, la dolcezza anche di questa neve che cade mentre la vita in lui si spegne. Il libro, per il suo essere diventato un classico e per essere appunto un libro di Buzzati, meriterebbe probabilmente una recensione più distesa, ma non voglio dilungarmi troppo qui. Probabilmente qualcosa in più l'ho scritto nella recensione che trovate sul mio blog, il link lo trovate nella descrizione. Ecco, io non posso che augurarvi a questo punto invece la lettura del Segreto del Bosco Vecchio e di gustarvi appieno questo libro. Io vi ringrazio di essere stati sul canale, se vi è piaciuto il video vi chiedo di condividerlo e noi ci vediamo per un prossimo libro. Ciao!